Pratica e la famiglia Rocca per questa donazione e sappiamo che c'è già in movimento l'impegno di altri genitori che si stanno adoperando per la donazione di un secondo fibrillatore, perché noi abbiamo due istituti e quindi nel ringraziare voi accogliamo anche quello che verrà per in modo da arricchire, ecco, la nostra scuola con questo strumento che è di grande utilità e ci adopereremo anche per la formazione del personale e speriamo di non doverli mai usare, ma è importante comunque che ci siano questi strumenti. Grazie ancora per la vostra solidarietà. Perché ci può dare uno spunto di riflessione e di dialogo. Noi non ci stancheremo mai di affermare quanto sia importante il compito affidato alla scuola, perché come diceva prima il nostro sindaco, nella scuola si affermano e si trasmettono i valori, valori che vanno oltre quelle che sono le competenze e oltre quella che è la cultura. Chi opera nella scuola è giustamente chiamato a garantire per un vero e proprio programma di vita. Nella scuola, come aveva detto già prima il nostro sindaco, si formano i cittadini del domani, si deve dare la certezza di voler progettare per il bene comune e in particolare aspirare alla cosa che tutti quanti noi abbiamo bisogno, la pace, il bene più prezioso di tutta quanta l'umanità. E ora diamo di nuovo voce ai nostri piccoli cantori che ci faranno ascoltare altri due brani, questa volta scelti tra la nostra tradizione nicastrese per mantenere vivo il nostro passato. Saranno accompagnati dal vivo dai due maestri Massimo Naccarato con il piano e Vittorio Maggisano con la fisarmonica, insegnanti di strumento della Scuola Maggiore Perri. La prima cantata popolare sarà Astrina, si andava una volta di casa in casa e nessuna porta restava chiusa, nella povertà più grama c'era una continua gara di solidarietà. Il secondo brano è un arcano semplice novellare della venuta al mondo di Gesù nel nostro idioma dialettale, a nascita di Gesù bambino. Movi cuntu in ovecchiariello, camminava a pillavia e tirava un giucciariello, sopra l'umbasto portava Maria, dicono i primi versi, poi ascolteremo. Prima però il maestro De Paola voleva dire due parole. Un applauso al professore, grazie. Allora, soltanto per dire che questi bambini hanno provato per fare la serata di stasera però toccherà a voi, perché vediamo se riusciamo a farvi cantare con questi bambini. La Strina penso la conoscete tutti, vero no? Sì o no? Come no? Allora maestro, se mi dai gli accordi del refrain. Oiha, no, vai. Oiha, la strina, cara triste, tutta tanta tu la strina, mai di cazzo. Si può, però dovete cantare voi. Thank you.
breve che vi invitiamo dopo appunto a visitare. Solidarietà è anche il nostro mercatino di Natale, per il quale si sono adoperati con entusiasmo alunni, genitori e docenti dell'istituto. Visitatelo e provate a essere generosi se possibile. No, utilizziamo questo momento di pausa per far riposare i ragazzi, che sembra facile cantare, però vi sfido a tutti quanti a cantare sotto il freddo in questo mese di dicembre. Vorrei ricordarvi giusto un appuntamento che abbiamo con l'Istituto Pitagora: martedì 20 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 19.30 ci sarà l'open day in cui saranno presentati i piani dell'offerta formativa, saranno aperti tutti i laboratori, potete visitarli e prendere conoscenza voi direttamente della scuola. Ora però li abbiamo fatti riposare, credo che hanno ricaricato le batterie e ora sono pronti di nuovo a cantare. Noi vorremmo che questa sera gli ultimi tre canti festosi e augurali arrivino a tutti voi, arrivino nel cuore di ogni persona e che trasmettano a tutta l'umanità un impeto di gioia e di esultanza. Un augurio quindi di Buon Natale a tutti voi attraverso le note di A Natale Puoi, attraverso le note delle allegre canzoni di Jingle Bell Rock e O Happy Days. Buon ascolto.